Buongiorno, oggi una ricetta golosa a base di gamberoni. Ho usato spaghettoni quadrati, prezzemolo freschissimo colto dal mio vaso in giardino, pomodorini, i picadilli e i gamberoni L1, prima qualità e sempre congelati. Allora, innanzitutto tagliamo in quattro i nostri pomodori perché sono un po' più cicciotti dei ciliegini. Perciò consiglio che per fare un sughetto da tagliarli in quattro parti. Puliamo i nostri gamberi dai carapace e teniamo le teste che noi puliamo dalle zampette e dai baffi per fare un fondo di cottura. Tolto il carapace dal nostro gambero, leviamo anche il budello, il filetto nero che si trova per l'appunto sulla schiena del gambero. Fatto ciò, date una sciacquata veloce e mettete tutto su un vassoio o su una spianatoia come ho io, un vassoio, qualcosa, tutti i vostri ingredienti belli pronti. Faccio rosolare l'aglio e metto le teste ad abbrustolire proprio in maniera che il fondo di cottura acquisti un sapore veramente buono e gustoso. Giriamo, facciamo saltare. Invece di togliere le teste subito, le continuo a fare insaporire nel sughetto con il pomodoro fresco e lasciamo andare qualche minuto. Si formerà una buona base, una buona crema. Sono molto molto succosi questi pomodori. Sfumerò leggermente con il vino anche i pomodori. Eccoci qui, siamo nella parte dove togliamo la testa, ne mettiamo da parte. Ormai hanno donato tutto il loro sapore al sugo. E aggiungiamo infine i gamberi che hanno bisogno di pochissima cottura. Facciamo giusto scaldare un pochino che poi soprattutto si cucinerà quando mantecheremo la nostra pasta. Ricordiamoci sempre di aggiungere un mestolo di acqua di cottura. L'acqua bolle, buttiamo la nostra pasta, lasciamola indietro di cottura di un minutino, in maniera che la possiamo risottare in tutta tranquillità senza che scuocia. Ed ecco qui la nostra pasta prontissima e pronta per l'impiattamento. Lasciamo che si asciughi un po' l'acqua di cottura, saltiamo in padella, che è fondamentale questo passaggio per far uscire l'amido della pasta, e impiattiamo. Con questo non mi resta che ringraziarvi e che spero la mia proposta di questo primo delizioso vi possa piacere e vi auguro buon appetito e ci vediamo alla prossima video ricetta.